Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana e inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire le prime informazioni dal taglio. Un messaggio, un qualcosa di importante che dovete sapere o come procede la settimana. Beh, qui c'è di più un messaggio di abbondanza, un messaggio di miglioramento, di progressione. Può darsi che possa arrivare proprio a voi una nuova energia, una nuova carica, maggior indipendenza e spazio da poter poi sviluppare qualcosa sia da subito e anche nel prossimo futuro. O per meglio dire, questa carta suggerisce di lavorare adesso per migliorare il futuro. Probabilmente questi pesciolini si trovano un po', forse un po' persi in questo periodo, nel senso che magari sono energie che dovete acquisire, che dovete magari dare una spinta, e potreste sentirvi un po' spenti, un po' scarichi, un po' indecisi e perplessi. Però appunto queste carte vi stanno dicendo che è il momento, appunto adesso proprio, per dedicarsi a questioni importanti poi da sviluppare nel prossimo futuro. Quindi cambiare ora, accogliere delle energie positive, cercare di concentrarsi solo su alcuni aspetti importanti, di pensare alla vostra sicurezza, a ottenere dei riscontri, dei raggiungimenti. Ci possono essere effettivamente delle cose positive che vanno a riaccendere la speranza o la salvezza, nel senso che qui abbiamo l'ancora, salvezza riguardo miglioramenti, magari cose che pensavate di non poter migliorare e risolvere. Ecco, arriva un messaggio sia di speranza ma sia qualcosa di concreto che vi aiuterà. E bisogna solo, come vi dicevo, abbiamo visto sin dall'inizio, dal taglio, superare una fase di incertezza, di blocco. Magari per alcuni può essere un momento un po' buio. La luna, è vero, porta delle influenze in genere un po' negative. Magari sono ricordi del passato, vecchi schemi che ritornano, sbalzi di umore, dei cambiamenti che forse non vi aspettavate di fare in questo periodo, e allora ci si sente instabili. Ecco, si devono superare un po' queste situazioni, si deve cercare di superare il buio e l'incertezza proprio e concentrarvi sulle questioni che appunto abbiamo detto. Per quanto riguarda i segni zodiacali da attenzionare per voi in questa settimana, sono soprattutto quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E gli altri che non ho detto, non è che non avete a che fare, è che più o meno le cose saranno come già le conoscete. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore per chi è in coppia, single, e poi andremo a vedere le questioni più pratiche anche del lavoro. Omaggi preziosi, serva esaltazione. Allora, la carta della serva, è vero, può essere un po' particolare come carta, perché effettivamente parla di situazioni in genere abbastanza tranquilli e poi anche positive, nel senso che c'è disponibilità, c'è attenzione, si possono utilizzare le proprie abilità
per ricevere sia attenzioni sia per migliorare qualcosa nel vostro ambiente, diciamo, familiare e soprattutto a livello di coppia. Sono carte comunque positive che portano dei momenti sia un po' più tranquilli sia dei momenti molto molto più felici. C'è la carta esaltazione, in altri mazzi viene definita delirante. Delirante perché probabilmente ci si sente un po' euforici o si ha voglia di staccare un po' la spina, di fare qualcosa di eccezionale, un'avventura, un qualcosa che magari non avete, avete messo da parte, ci stavate pensando da tanto tempo. Ecco, questo è il momento giusto per fare un qualcosa di diverso dal solito che può aiutarvi a migliorare alcuni aspetti della vostra vita sentimentale. Di proporre, di cercare di crearvi delle opportunità che possono assolutamente arrivare. Questa è anche una carta di attenzione, una carta di appoggio, di sostegno, di buona gestione delle proprie faccende, soprattutto appunto quelle di coppia. È ovvio che ci si deve trovare un po' in sintonia, ecco perché queste carte vi stanno dicendo se riscontrate qualche mancanza, qualcosa che non va, allora meglio cercare di punzecchiare, stuzzicare o comunque fare il possibile per ritrovare diciamo, l'armonia, la passione oppure anche per fare qualcosa insieme di particolare, come appunto abbiamo detto. Nemico, amore e conversazione sono le carte per i single, ovviamente. Nemico, lo dico sempre, non riguarda solo esclusivamente una persona, ma può essere un periodo, quindi cioè, se state frequentando qualcuno, è vero, questa persona potrebbe essere un po' particolare nei vostri confronti, allora si deve fare attenzione. Un po' particolare nel senso che magari incomprensioni oppure non ci si mette d'accordo, potrebbe intromettersi in faccende vostre troppo personali, in una fase iniziale non è così tanto giusto e corretto. Ci possono essere appunto varie interpretazioni che vi possono far comunque capire purtroppo che ci sono delle cose che devono essere osservate e valutate, sia se è una persona oppure se è una situazione che state vivendo e che non vi soddisfa. Il fatto che ci sia la carta amore che sta scoccando questa freccia nei vostri confronti, può anche effettivamente esserci un colpo di fulmine, può esserci una nuova conoscenza o un qualcosa che effettivamente va a cambiare, a ribaltarsi da una situazione strana e ambigua, effettivamente può esserci un miglioramento, un chiarimento, oppure qualcuno del passato che effettivamente torna in qualche modo a cercare la vostra complicità, a cercare qualcosa effettivamente. Però dovete fare molta, molta, molta attenzione. Questa è una stesa generica, quindi dipende se sapete di avere a che fare già con una persona che in passato non si è comportata bene nei vostri confronti e allora potrebbe ricercare, potrebbe voler la vostra attenzione, però direi appunto di osservare attentamente. Potrebbe anche essere qualcosa di nuovo che appunto va a chiudere un periodo diciamo, difficile, vuoto, poco stimolante, però insomma, arriva questa freccia con qualche novità e qualcosa di interessante. Vediamo adesso le questioni più pratiche, lettera, pensiero, bambino. Allora, ovviamente per chi è in pausa, magari queste carte possono indicare che c'è qualche preoccupazione che per il momento state mettendo da parte e poi lo riprenderete appena possibile, oppure proprio state aspettando perché devono esserci delle risposte, delle informazioni che tardano ad arrivare. Allora, ecco perché c'è preoccupazione, c'è questo pensiero che che rimane nella vostra testa, però meglio aspettare, meglio bloccare tutto e vedere nuovi sviluppi che, ma per alcuni di voi possono arrivare già nel corso della settimana, per altri successivamente. Per chi
Ovviamente sta continuando a lavorare, appunto possono esserci delle questioni che si possono risolvere, alcune subito, altre si dovrà aspettare purtroppo ancora un po' di tempo, perché come abbiamo visto c'è una fase di incertezza, di indecisione. Voi prendetevi il tutto il tempo di pensare e di riflettere, soprattutto se si tratta di nuovi progetti, nuovi investimenti, propositi da concretizzare, quindi tutte le novità, meglio aspettare il momento giusto o di sentirsi più sicuri. E per chi è in cerca di lavoro, effettivamente ci sono delle cose da considerare, quindi le notizie, le proposte che arriveranno a voi, almeno una in particolare, meglio bloccare lì, riflettere attentamente. Per alcuni di voi si può iniziare subito qualcosa o una fase di prova, o comunque altrimenti ripartire con una nuova ricerca che può essere più interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!